nuovo, il diverso, da che mondo è mondo non solo virtuale, spaventa. Ma perché? Forse perché per imparare a conoscerlo dobbiamo fare uno sforzo. L'incognita ci fa paura. Quante volte abbiamo sentito le frasi «si stava meglio quando si stava peggio», «ai nostri tempi era tutto diverso», «ora sono tutti incollati agli schermi e non si godono la vita». Ma siamo sicuri che siano gli smartphone, i tablet e i computer i veri nemici? Per me è molto più pericolosa la mancanza di curiosità, di voglia di imparare, di mettersi in gioco. Queste nostre conversazioni sul metaverso mi hanno dato l'opportunità di fermarmi a riflettere. Ricordo ancora l'avvento degli ebook e il timore generalizzato che per colpa loro le librerie sarebbero sparite. E invece, quando mi chiedono se il libro digitale da libraia mi spaventi, rispondo sempre di no. Le tecnologie dovrebbero essere vissute come strumento. Il libro digitale è complementare a quello cartaceo e sapete perché? Vi faccio giusto un esempio. Perché se connesso alla rete, mi permette di fare delle ricerche partendo da una parola. Credo che carta e tecnologia siano una combinazione perfetta. L'una non esclude l'altra, anzi, abbiamo la fortuna di poter scegliere cosa utilizzare e come. Ancora una volta siamo noi a usare lo strumento e non viceversa. Non aprirsi a nuovi mondi, insomma, credo sia un limite. Sono Cristina Di Cagno e faccio la libraia. Vivo circondata da storie, amo scoprire mondi lontani e viaggiare tra passato e futuro. In questa avventura però non sono sola. Ci sono anch'io, io sono Matteo Flora, imprenditore seriale, docente universitario, esperto di strategie digitali. Benvenuti in Conversazioni sul Metaverso, un podcast prodotto da Cora Media per Meta. Insieme andremo alla scoperta del metaverso in un intreccio continuo tra realtà, mondi letterari e virtuali. Cristina, hai mai sentito parlare di Ned Ludd, scritto L-U-D-D? Mi sembra di ricordare qualcosa. Puoi darmi qualche dettaglio in più? Figurati, certamente. Anche se non esistono prove certe che sia esistito, Ned Ludd è un po' entrato nell'immaginario collettivo come un tessitore che alla fine del XVIII secolo viveva in un villaggio vicino a Leicester, in Inghilterra ovviamente. In quegli anni stava iniziando la prima rivoluzione industriale e i telai meccanici stavano più o meno progressivamente sostituendo gli operai. Si dice che nel 1779 Ned Ludd abbia distrutto uno di quei nuovi macchinari per protesta. E questo suo gesto leggendario lo ha trasformato in un eroe ottocentesco del proletariato. Da allora infatti Ludd ha rappresentato lo sfogo della persona comune un po' contro lo strapotere delle macchine. Ora ricordo, il termine luddista in effetti si usa per parlare di chi ostacola l'innovazione anche con veemenza, giusto? Esatto, vedi, sono partito da Ned Ludd perché credo che l'ultima tappa di questo nostro viaggio dovrebbe prendere in esame le paure che magari sono collegate alle tecnologie, anche a quelle del metaverso. Ogni innovazione ha i suoi ammiratori e i suoi detrattori, è normale, ma secondo me la vera questione è capire quali timori sono fondati e quali invece derivano un po' da una paura atavica, quella che ci fa sempre il cambiamento. Quindi, ora mi piacerebbe parlare di un paio di aspetti del metaverso che lasciano perplesse alcune persone. Vorrei affrontarli serenamente vedendo come inquadrare ogni singola questione. E quali sono queste questioni, Matteo? Direi che sono principalmente due. La prima è se ci sarà un proprietario del metaverso e la seconda è quali norme servono per creare un metaverso sicuro, anche per quanto riguarda la riservatezza dei dati e le nostre vite online. Credo ce ne sia una terza di questione che abbiamo accennato nelle scorse puntate, cioè fare in modo che le nuove tecnologie non diventino barriere per le persone, ma che servano per includerle maggiormente nella società. Hai ragione. Allora, proviamo a mettere in ordine questi tre temi e a parlarne in tranquillità.
per togliere la paura del buio, il modo migliore spesso è fare chiarezza. Spesso il metaverso è associato a un'idea di futuro simile a quella che ci viene raccontata nei romanzi distopici. Tra tutti penso al classico 1984 di George Orwell. Ma se ho capito bene quanto mi stai spiegando in queste conversazioni, quello che ci aspetta non è un futuro distopico, ma quasi utopico. No, non esageriamo, ti ricordo che io sono quello paranoico per lavoro. Ma le regole non sono ancora scritte. E dobbiamo darci l'obiettivo di sviluppare un luogo dove tutti possano esprimersi e, magari, costruire insieme la strada verso un bene comune. Perché questo succeda, dobbiamo essere tutti un po' abilitati a raccontare le nostre storie e anche i nostri punti di vista. Quindi, come accennavamo negli episodi precedenti, il metaverso non è solo di Meta. Guarda Cristina, giro la questione ad Angelo Mazzetti. Angelo è Head of Public Policy di Meta per l'Italia, Grecia, Malta e Cipro. L'Head of Public Policy è il responsabile delle relazioni istituzionali. Angelo, il metaverso sarà proprietà di Meta? Assolutamente no. Sicuramente abbiamo fatto una scommessa molto significativa circa 2 anni fa, quando abbiamo deciso di cambiare nome e di investire in maniera significativa sullo sviluppo di queste tecnologie. Vorrei essere molto chiaro che nessuna azienda andrà a possedere, controllare o a gestire il metaverso interamente da sola. Se ci pensiamo, come non esiste un unico internet, non esiste un internet di Apple, un internet di Google o un internet di Microsoft, ma esistono diverse esperienze che io posso fare su un protocollo condiviso che io posso accedere tramite una serie di punti di accesso e di hardware. Noi dobbiamo pensare al metaverso più simile ad un'esperienza che noi viviamo quando utilizziamo internet nella sua interezza rispetto a quando utilizziamo una singola applicazione o un singolo sistema operativo. E questo perché l'interoperabilità sarà la caratteristica principale del metaverso. È chiaro però che per ottenerla avremo bisogno di standard e protocolli condivisi esattamente come ce li abbiamo oggi con internet. Per questo c'è un lavoro molto importante che si sta facendo in seno al World Economic Forum con un consesso che si sta occupando di scrivere questi standard di cui fanno parte moltissime delle aziende e dei soggetti, diciamo, della società civile che stanno lavorando sulle tecnologie del metaverso proprio per creare una base di protocolli sul quale poi altre aziende, noi e tante altre, e ci sono moltissimi esempi in diversi ambiti, in ambito di lavoro da remoto, in ambito di formazione, in ambito gaming, potranno sviluppare una serie di esperienze. Matteo, visto che i soggetti coinvolti sono tantissimi, allora il nostro secondo punto, quello sulle regole per creare un metaverso sicuro, diventa fondamentale. Credo proprio di sì, Cristina. È una delle prime volte nella storia della tecnologia in cui forse, dico forse, facciamo in tempo ad aprire un dibattito pubblico su una innovazione mentre è ancora in fase di sviluppo. E se ci pensi è un po' quello che stiamo facendo anche in questo podcast, no? Cioè anche noi stiamo provando a discutere delle direzioni da prendere per realizzare tutti insieme un, possiamo dire, buon metaverso. Quindi tutte le parti coinvolte devono collaborare, grandi aziende incluse. Certamente, anzi ti direi che loro sono le prime interessate ad avere un'impostazione positiva e basata sul dialogo. Soprattutto quando si tratta di definire le norme e i regolamenti. Ma credo che possiamo sfruttare di nuovo Angelo e chiedere a lui cosa ne pensa. Secondo me abbiamo un'opportunità con il metaverso che non abbiamo avuto con altre tecnologie che si sono affermate su larga scala a livello internazionale nel corso di questi ultimi 10-15 anni. E cioè abbiamo la possibilità di stimolare un dibattito pubblico aperto e condiviso con governi, con istituzioni che si occupano di regolamentazione, con università, esperti e chiunque voglia far parte di questo dibattito per scrivere le regole nel momento in cui queste tecnologie immersive vengono direttamente sviluppate. Diversamente di come abbiamo potuto fare, per esempio, con altre tecnologie che hanno avuto un forte impatto all'interno dell'economia e della società e del dibattito tecnologico, come per esempio penso proprio, no, ai social network.
social network si sono affermati nel corso di questi 15 anni e la regolamentazione è stata un pochino una rincorsa, cosa che sta avvenendo anche con altri filoni tecnologici. Con il metaverso abbiamo la possibilità di anticipare i dibattiti che probabilmente seguiranno e su questo due riflessioni. La prima è che in un qualche modo come Meta lo stiamo già facendo. Abbiamo messo a disposizione dei fondi per collaborare con delle università. Qui in Italia lo facciamo con il Politecnico di Milano per cercare di capire qual è l'impatto che queste tecnologie pensiamo avranno all'interno dell'ecosistema economico nel quale si andranno a sviluppare. Sulla base di questo stiamo prendendo degli input per comprendere in che modo indirizzare i nostri sforzi di sviluppo tecnologici per massimizzare l'effetto di queste tecnologie. La seconda riflessione è una riflessione più ampia, forse geopolitica, e cioè che l'Europa nello sviluppo di queste tecnologie giocherà un ruolo fondamentale. Se noi oggi pensiamo ai principali modelli tecnologici o in generale servizi che utilizziamo su internet, sono principalmente di matrice statunitense o cinese, no? E questo perché in un qualche modo l'Europa, in termini di sfida tecnologica di mercato, ha fatto un pochino di fatica nel corso degli anni e questo credo sia, diciamo, sotto gli occhi di tutti. Quello che però l'Europa mantiene è una grandissima leadership in termini di diritti, una grandissima leadership in termini di segnare la strada verso una regolamentazione che possa trovare il giusto equilibrio tra la difesa dei diritti delle persone e la necessità di garantire l'innovazione. E infatti l'Europa in questo senso sul metaverso sta portando avanti una serie di iniziative con le quali ovviamente siamo a strettissimo contatto e con il quale appunto intendiamo collaborare nel corso dei prossimi anni. Matteo, a questo punto possiamo soffermarci sul discorso della riservatezza. Ma cosa intendi esattamente con questo termine? Aiutami a capire. Pensi a uno spazio tutto tuo dove le persone non ti disturbino? Oppure pensi al fatto che i tuoi dati e quelli che fai online debbano essere soltanto tuoi e non possano essere utilizzati da altri? Tutte e due le cose. L'idea di riservatezza, di privacy, abbraccia entrambe le accezioni di cui stavi parlando. Pensa che il concetto di privacy affonda le sue radici nelle discussioni dei filosofi greci, ma è nel 1890 che negli Stati Uniti si comincia a parlare di diritto alla privacy. In quell'anno due avvocati americani, Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, avevano scritto un saggio sul diritto di essere lasciati soli o sul diritto di essere lasciati in pace. Ecco, oggi come oggi, la privacy è un diritto di tutti, e specialmente di noi cittadini europei, perché nell'Unione Europea abbiamo la più estensiva e dettagliata normativa su come e perché i dati devono essere collezionati, trattati e gestiti in sicurezza. Ed è una grandissima conquista, Cristina, che ha richiesto anni e anni di lavori serrati. Una delle priorità nella gestione del metaverso, allora, deve essere la riservatezza. E come dovrebbe funzionare la privacy nel metaverso? Visto che abbiamo qui Angelo, chiediamolo ancora una volta direttamente a lui. Io so che Meta si sta muovendo in due direzioni. La prima è quella della trasparenza, e su questo stiamo lavorando nello specifico anche con autorità di regolazione in termini di privacy a livello europeo, nel cercare di costruire un'informativa che sia il più chiara e diretta possibile per comprendere in che modo i dati degli utenti sono effettivamente utilizzati. Il secondo è quello del controllo, e cioè in che modo le persone possano dire a noi o agli sviluppatori che creeranno esperienze all'interno di un ecosistema immersivo in che modo vogliono che i loro dati vengano effettivamente utilizzati. È chiaro che quello della privacy è una delle sfide rispetto alla sicurezza di questi spazi virtuali. Molto di questo percorso verrà fatto con l'utilizzo di questi strumenti e impareremo insieme ai nostri utenti, alle autorità di regolazione e agli esperti. Faccio un esempio. Da qualche mese abbiamo lanciato uno strumento che si chiama Spazio Personale, che fondamentalmente è stata una risposta a dei fenomeni di molestia e di aggressione che sono avvenuti all'interno del metaverso, ed è fondamentalmente una possibilità tecnologica di impostare uno spazio di circa 1,5 metri intorno al quale altri avatar e altre persone non si possono avvicinare per di conseguenza poterle tenere lontane.
è uno strumento di difesa che abbiamo dato alle persone, di controllo della propria esperienza per fare in modo che sia il più sicura possibile e che abbiamo imparato progressivamente con l'utilizzo di questa tecnologia. Ma potendo vivere esperienze immersive e positive nel metaverso, non c'è il rischio che poi ci allontaniamo troppo dalla realtà? Vedi, Cristina, la cosa buffa è che se oggi abbiamo il timore che il metaverso ci trasporti in una realtà alternativa strappandoci da quello che è vero, la stessa paura qualche anno fa veniva riservata a qualcos'altro, ai libri. C'è un'espressione che sicuramente conosci, quella di letteratura di evasione, che viene usata per descrivere quei libri e quelle storie che ci fanno viaggiare con la mente, che ci allontanano dalla realtà di tutti i giorni e ci proiettano in un mondo differente. È vero, storicamente un po' tutte le arti, e la letteratura in particolare, sono state accusate di distrarre il pubblico dalla realtà. Durante la Grande Depressione americana, per esempio, i lettori si rivolgevano alla narrativa d'evasione perché forniva loro una fuga mentale dalla terribile situazione economica di quel periodo. C'era chi leggeva Via col vento, di Margaret Mitchell, chi seguiva le avventure di Poirot scritte da Agatha Christie, chi preferiva la bambinaia Mary Poppins, nata dalla penna di Pamela Lyndon Travers. E come allora moltissimi temevano che i libri ci avrebbero trascinati nell'utopia e allontanati dalla vita reale, oggi la storia si ripete e le stesse preoccupazioni sono legate ai mondi virtuali. Eppure, non mi sembra che dopo Mary Poppins siamo tutti proiettati in una realtà che non esiste. Ma sentiamo ancora Angelo. In Meta non avete paura di creare una realtà distopica che possa sostituirsi alla vita reale con tutte le conseguenze che ne derivano? No. Su questo vorrei essere chiaro. Quando pensiamo allo sviluppo di tecnologie immersive del metaverso, non pensiamo in alcun modo alla creazione di una realtà che sia parallela, sostitutiva all'esperienza nel mondo reale, nel mondo fisico. Piuttosto pensiamo ad una serie di tecnologie che rappresentano in un qualche modo il naturale sviluppo di internet, della tipologia di esperienze che noi oggi possiamo fare quando siamo connessi online. Se pensiamo, internet era nato principalmente come un'esperienza testuale, poi come un'esperienza ipertestuale, fotografica. Oggi la maggior parte del consumo online di contenuti, della creazione di contenuti online, passa tramite la creazione di video. Con il metaverso quello che immaginiamo è la possibilità di avere delle tecnologie che ti diano modo di fare delle esperienze che già magari facciamo oggi, come per esempio un collegamento da remoto, ma di farlo in maniera più presente, in maniera immersiva, dove si ha la possibilità di una condivisione di una spazialità che io vado a condividere con un altro, con una comunicazione che sarà più diretta, che sarà anche non verbale, che sarà più effimera perché lascio meno tracce di me, meno tracce scritte, e un'esperienza che sarà più tridimensionale. Quindi ecco, noi dobbiamo pensare al metaverso non come qualcosa che sostituirà l'esperienza reale, perché niente può sostituirlo. Io credo che nessuno di noi oggi preferirebbe avere un'esperienza intermediata da uno schermo o da un visore, piuttosto che per parlare con un amico, piuttosto che incontrarlo di persona. Questo è un qualcosa che comprendiamo benissimo, ma allo stesso tempo crediamo che sia molto importante mettere a disposizione delle persone delle tecnologie per dargli modo di incontrarsi quando non è possibile farlo di persona. Penso che adesso manchi solo la parte sull'inclusione, non credi, Matteo? Allora, se torno un attimo al mio settore di competenza e al modo in cui si intreccia con la tecnologia, devo dire che i libri possono abbattere le barriere, fanno vivere esperienze inimmaginabili e soprattutto riescono a essere sempre più inclusivi. Per esempio, i libri digitali danno la possibilità a chi non riesce più a leggere su carta, per problemi magari di vista, di ingrandire i caratteri. Poi gli ebook vengono utilizzati come ausili informatici per le persone con disturbi dell'apprendimento perché si possono integrare suoni e immagini. Sai che hai proprio ragione, Cristina. E come dicevamo nella scorsa puntata, credo che il metaverso sia un buon metaverso solo se offre a tutte le persone le stesse possibilità. Penso che potrebbe diventare uno strumento per includere più individui possibili, a prescindere dalle condizioni in cui si trovano, migliorandone la vita e aiutandoli a partecipare più attivamente o con più facilità a ciò che li circonda.
Magari il metaverso potrebbe diventare anche quel luogo dove, con esempi chiari, quasi pratici, possiamo spiegare davvero cosa si intende con barriere architettoniche. Più strumenti abbiamo a nostra disposizione, meglio possiamo affrontare e superare gli ostacoli, no? Io penso proprio di sì. E dato che questo è un aspetto importantissimo, faccio una domanda ad Angelo. Quali sono le principali sfide nel garantire un metaverso equo e inclusivo? Credo che la risposta alla tua domanda si componga di una serie di livelli. Il primo è quello dell'accessibilità nell'utilizzo degli strumenti che ti danno la possibilità di accedere al metaverso. E su questo stiamo facendo uno sforzo in termini di accessibilità estremamente significativo, sia per fare in modo che il visore possa adattarsi alle diverse tipologie, alle diverse necessità di carattere fisico. Faccio un esempio molto molto banale. So che la tua domanda non era su questo, però una delle sfide iniziali che ci siamo trovati a affrontare era con i visori. Come fare con le persone che hanno gli occhiali? Sembra una cavolata, molti di noi hanno gli occhiali, io compreso, so per certo che potrebbe rappresentare un problema e abbiamo trovato una serie di soluzioni in termini di design. C'è un tema di barriera all'ingresso perché il costo di utilizzo e di accesso della tecnologia è troppo alto e questo è uno sforzo che stiamo facendo insieme a tanti partner a livello internazionale, in particolare qui in Italia lo stiamo facendo con Luxottica, per fare in modo che le persone abbiano accesso a dei prodotti che siano sempre più efficienti, sempre più economici, e stiamo investendo tantissimo in termini di ricerca e sviluppo per creare dei materiali che siano i più economici ma i più prestazionali possibili. Poi c'è il tema forse più grande, che è quello dello sviluppo della tecnologia, a partire da una cosa che può sembrare banale ma che in realtà è molto importante, cioè dare la possibilità alle persone di sentirsi rappresentate. Penso per esempio agli avatar, che hanno una pluralità di opzioni che danno la possibilità di garantire la massima rappresentatività e rappresentanza di chi andrà a utilizzare queste tecnologie. E in ultimo, e questo è qualcosa di cui ci siamo resi conto, nello sviluppo proprio, diciamo nel coding di determinate tecnologie, comporre dei team che vadano a garantire la massima rappresentanza geografica e culturale, perché molto spesso non ci rendiamo conto di alcuni effetti che determinate tecnologie possono avere su una determinata tipologia di persone, ed è per quello estremamente importante avere diversi punti di vista rappresentati nello sviluppo di questa tecnologia. Direi che il nostro viaggio nel metaverso potrebbe anche chiudersi qui. Abbiamo parlato di come il metaverso debba essere e possa essere usato per cambiare in maniera attiva e positiva la società. Abbiamo discusso di come possa diventare un buon metaverso se tutti diamo il nostro contributo. E abbiamo anche detto che dobbiamo impegnarci però a capirlo senza preconcetti. Dobbiamo esprimere i nostri dubbi, ma provare anche ad affrontarli assieme. Solo così possiamo davvero costruire una base solida per creare un nuovo ecosistema che possa aiutarci a crescere come economie, ma anche e soprattutto, penso, come persone e come società. Sì, sono d'accordo. Credo che il metaverso possa essere uno strumento che ci consente di provare a essere la versione migliore di noi senza il rischio di sbagliare. Anzi, ascoltando, osservando e studiando grazie a tutte le informazioni che ci vengono date sotto varie forme. E allora magari provando a mettere in atto virtualmente quello che desideriamo per il nostro futuro, ecco che poi potremo volerlo fare anche nella vita di tutti i giorni. Conversazioni sul metaverso è una serie podcast di Cora Media in collaborazione con Meta. È scritta da Cristina Di Canio e Matteo Flora, con il supporto redazionale di Francesca Bottenghi. Le registrazioni in studio sono a cura di Luca Possi. Le registrazioni delle interviste sono di Aurora Ricci e Lucrezia Marcelli. La post-produzione e il sound design sono di Andrea Girelli. La senior producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Graziano Nani e Francesca Bottenghi. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Ricordi SRL.